Ma buon Natale, raga! Auguri a tutti, auguri alle famiglie, auguri a Ape Jetta. Infatti, come mio personalissimo regalo di Natale a voi e al principe, farò lo showcase dello Zenkai più mal cagato di questo Legends Festival 2023. Nonostante sia rosso, nonostante abbia danni extra su Saiyan e Son Femme, nonostante abbia damage reduction extra su Saiyan e Son Femme, nonostante abbia una verde ad area che possa mettere in combo Goku Ultra Instinct, e nonostante possa one-shottarlo letteralmente con la sua ultimate, nessuno vuol dar dignità a questo Ape Jetta. Ma nessun problema, ci penserò io a dar dignità al nostro scimmione preferito, anche più di King Kong. Questo è il team, questi sono gli equipaggiamenti. Prima di cominciare vi invito come sempre a lasciare un like, a lasciare un commento, iscrivervi se ancora non l'avete fatto, fatemi sto regalo di Natale. E detto ciò, let's go! Cominciamo Team Universe Rap con Goku Ultra Istinto. Let's go! Allora. Ok. Va bene. Va bene. Io in realtà volevo farmi colpire e attivargli il suo anticover. Ok, ci siamo. Perfetto, quello che volevo, fargli partire l'anti-anti-cover change. Certamente, Goku. Yes, sir. Va bene, tirami anche l'ultimate, debuffata, ricordiamocelo. Ok, possiamo iniziare a giocare. Allora, quanto sarebbe una figata pescarsi una verde. Okidoki. Teniamocela l'ultimate. Anche perché gli abbiamo fatto molto più male così, visto che non ha recuperato HP. Vado retro. Posso? No, sì. Ottimo. Eccola qua, ti chiedevi dove fosse l'ultimate. Tranquillo che arriva. Ush. Allora, spacchiamo e blocchiamo cose. Ok. Vegeta non deve tankare, raga, deve entrare per un attimo e infastidire tantissimo. Preso, non c'ho il gauge. Deve entrare MVP, deve entrare per farsi sciogliere. Meno uno. Ush, meno due. Okay. Stesso discorso di prima e switch subito. E c'è anche il rush bloccato, quindi non temiamo nulla. Fermo, bro. Ok, sei pieno d'SM, mi fa piacere. Addio. Boom, questo è una legendary finish. Gustiamoci lo scimmione, raga. Gustiamoci lo scimmione. Grande che te lo sei gustato anche tu, bro. Ti mando il GG. Prossimo Universe, Jiren più i nuovi Legends Limited. Oh, parte aggressivo, ma bro. Che schifo, ma bro. Ho fatto caker. Allora, proviamo subito a far così. Va bene. Sì, ottimo. Anticoverizziamo. Go, 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 go!
Va bene, va bene. Vai. Perfetto. Tutta tua, Baggy. Incassatela. Incassa codesta ultimate. Va bene, va bene. Ok, te l'ho resa. Raga, ma sapete che qua posso far questa che fa stramale? Ma stramale proprio. Va bene. Tu sei neutro, ma ti mando a molti pochi HP. Addio. Meno uno. Manco mai preso con la tua verde. L'hai solo lanciata, ma non è partita. Vabbè, Vegeta, hai fatto il tuo. Goku Bardock, dovete risolvere la situa. Che simpatia! Ah già, mi blocca anche il rush. Proviamo subito. Sì. Sì, Jiren, sì. Vai a fanculo, Jiren. Allora, facciamo fuori loro. Let's go! Let's go! Let's go, Godok! Let's go, Godok! Multi Z Power ripagate, anche se per ora è solo una stella rossa in più. Mamma mia, che personaggione! Prossimo! Team Son Fem rosso rosso giallo, divertiti, scimmione mio! Uomo Nos. Ok. Vabbè, facciamogli partire sta cosa. Ok, pensavo switch a Singon. Questa è una goduria pazza. Mannaggia Vegeta, il ki, quello si sono dimenticati di darti. Però questa verde è una bomba. Andiamo da Sam. Ok. Addio Pan. Uff. One Beast. Va bene. Preso. Ed è GG prossimo.
Let's go team movie. Niente Goku. Però c'è qualche Son Fem. C'è uno. Allora, se metti lui io switcho più che volentieri. E non mi è partita la strike. Let's go. Ok, bravo che non hai droppato. Va bene. Ti piace saltellare, vedo. Attenzione, SM. Ok. Bene, ma non benissimo. Ma raga, boh. Boh, non riesco. Non ho fatto un vanish che sia uno in questo match, o sbaglio? Ok. Si parte finalmente. Una pescatina un po' più rapida. No, Bardock. Male. Non mi aspettavo la trasformazione così in combo. Ok. Sì. No, grazie. Preferisco tenerlo in vita. Ci sto facendo uno showcase. Può ancora dire molto. Magari lo switchiamo. Ok, azzeccato. Va bene. Non possiamo perdere. Ma possiamo vincere. Ah, io... T'ho ucciso, Janemba. Ok, lo sapevi bene. Non ho ancora usato l'anticover, quindi sì. Vamonos. Lo so che arrivavi tu, piccolo infame. Grande infame. Io ho paura che se mi premo la me mi fa fuori la verde. Mannaggia a te, mannaggia. Let's go. Tiriamola. Ok. Addio arancione. Allora, Gohan. Eh no, questa mi piglia e mi fa male. Addio. Addio, Gohan bestia. Scimmione tra 3, 2, no, forfè, prossimo.
Ultimo match, Team Saiyan per eccellenza. Top del top, vamonos. Vegeta è il tuo matchup. Ok, perfetto, attiviamogli subito l'anti-cover. Vai, è tuo. Bait è riuscito. Va bene. Mannaggia a me. Oltre anche bello stellato sto team. Kai, fermati, piccon. Sarebbe bello aver delle blast, farebbero un po' più male. Ok, possiamo far fuori Piccon. Senza che carichi il suo gauge, let's go. Ok. Bene, bene, bene. E te pareva? Ho detto, boh, dai, no, non vuole cooperare a sto punto. E invece non aspettava altro. SM se la piglia. Si è salvato. Sure. Va bene, Gogeta. Devo fare così. Cioè, devo, è più safe. Ma no, ma pensavo gli fosse partita ormai. Ma gioco. Che big fail. Sarebbe bello non avere tutte ste strike. Mannaia la mannaia. C'è un po' di turbante in questo match, raga. Ok. È il terzo, spero. Allora. Sì. Ush. No, non era il terzo. Muori, muori. Va bene.
Va bene. Vai Vegetone Ape, vai Vegetone Ape, tira queste strike, fai fuori Bardock, fai fuori quel Bardock. Raga, parliamone. Vegeta Ape nel Team Saiyan, per me, nonostante questo personaggio sia estremamente memato e maltrattato, resta un'ottima scelta in questo team. Ci sono rossi migliori? Ovviamente sì, esiste Gohan Beast, ma per il resto, raga, io non metterei Ultra Vegito Blu in questa lineup al posto di Vegeta, per le utility che si porta dietro, per le carte verdi, per l'endurance, e finalmente non ci sono più troppi fusion in giro che ti rushano e ti levano l'endurance, quindi l'endurance sta riacquisendo un po' di valore a mio parere. Unica pecca del personaggio è che gli hanno tenuto il damage reduction veramente basso. Se vi trovate contro Saiyan barra Son Fem, ancora ci può stare, ma altrimenti avete un 35% e basta. Spero che questa problematica possa venire in parte risolta con l'awakening di questo equipaggiamento qua. Infatti, oltre a darci fino a un 32% di base strike attack, che male per il buon Vegeta non fa, con lo slot numero 2 avremo fino a un 25% di base strike defense, e sempre nello slot numero 3, insieme a un po' di base strike attack già calcolato prima, abbiamo anche fino a un 6% di blast defense puro, quindi sembra pensato per counterare le blast di Goku Ultra Istinto per personaggio Saiyan in battaglia con noi. Capitemi che ne guadagnerebbe veramente tanto da queste equip, sostituendo magari quello platino del Legend Ranking per i Militype. In ogni caso, raga, io vi auguro ancora un buon Natale a tutti quanti voi. Un bacione a tutti, a prestissimo.